con la presidente della FIDAPA della sezione di Coringa Conia, in questa bella scenografia, location, scenografia, nella scuola, nell'istituto comprensivo statale di Coringa. È un momento finale di un percorso educativo importante, no? Genitori non si nasce, genitori si diventa. Questo è il tema dei corsi che sono stati fatti in questi mesi. La Presidente cosa ci vuole dire di questo? Allora, intanto Cesare, benvenuto tra di noi, sempre presente ai nostri grandi eventi. Allora, i genitori non si nasce, genitori si diventa, è il titolo che abbiamo voluto dare a questo seminario, intrapreso quindi con i genitori che hanno i figli che frequentano l'Istituto Comprensivo Statale di Coringa. L'idea è nata insieme alla preside perché è anche un modo per rieducare i genitori a migliorare la qualità della relazione con i loro figli e far acquisire ai genitori nuovi strumenti per relazionarsi al meglio con i loro bambini. Questa tipologia di intervento è nato anche per educare la comunità che gli interventi psicologici non si collocano soltanto nell'ambito della psicopatologia o della problematicità o della devianza, ma gli interventi psicologici si collocano soprattutto nell'ambito della prevenzione. Oggi la famiglia attraversa quindi un periodo di crisi, un periodo molto problematico e bisogna quindi ricondurre i genitori all'acquisizione di nuovi ruoli. Il titolo che noi abbiamo voluto dare alla rappresentazione finale è nel mio diario una pagina speciale. Nel mio diario una pagina speciale vuole essere un ritornare un po' nel tempo ad un vissuto che per qualche motivo ha dato loro ai genitori un momento quindi di dolore, di frustrazione. E con l'acquisizione quindi di nuovi strumenti si ritorna sull'evento passato per rimodularlo con una nuova consapevolezza. E la cosa importante è che comunque i genitori sono stati invitati a intraprendere il viaggio dentro di sé, perché comunque il viaggio interiore è molto importante per avere la consapevolezza di come si è e migliorarsi, altrimenti poi ai figli possiamo dare poco. Noi abbiamo creato loro un video e c'è una immagine bellissima dove c'è un genitore che dice al figlio attento dove metti i piedi e il figlio risponde devi stare attento tu perché comunque io metto i piedi dove li hai messi tu. È interessantissimo questo percorso che è stato attuato e fatto con i genitori. È una curiosità, i genitori sono stati parecchi, erano i genitori di tutte le classi della scuola media oppure soltanto dei ragazzi più grandi e come hanno affrontato appunto queste problematiche e come si sono posti? Se si sono rivisti dentro oppure hanno solo ascoltato. Allora, naturalmente l'utenza era genitori comunque che hanno i figli che frequentano scuola elementare e scuola media. L'utenza ha risposto bene, i genitori sono stati bravissimi perché considerando le pochissime ore a disposizione hanno avuto questa abilità a mettersi in discussione. Io infatti mi sono complimentata molto con loro perché Cesare, fare un viaggio introspettivo non è facile per nessuno e ci sono tante altre difficoltà che bisogna vedere per poi elaborarle e, come dire, affrontarle. Loro ti posso dire che sono stati non bravi di più. Quindi un'ultima domanda, è un'esperienza da riproporre e da rifare, penso valga la pena, visti i risultati e visti anche i genitori che hanno partecipato e sono intervenuti. Ti dirò, qualcuno ha risposto perché io in maniera molto ironica e simpatica al corso dicevo loro, ah, ma se non rispondete bene vi rimanderò a settembre. Ti posso dire che a fine corso loro mi hanno detto, dottoressa, ci potete rinviare a settembre? Noi siamo ben felici di esserlo, ma per un semplice motivo, voler continuare il seminario.
Quindi si vede che il loro viaggio tutto sommato li ha condotti a privilegiare dei canali di consapevolizzazione che prima non c'erano e quindi ha avuto un bel successo. Ringraziamo la Presidente Caterina Gemigliano della FIDAPA che insieme alla Preside, quindi all'Istituto Comprensivo Statale, hanno organizzato questo percorso insieme ai genitori, un percorso psicologico che ha visto protagonisti proprio i genitori, l'essere diventare genitori. La ringraziamo di questa intervista. Buonasera e a presto, Cesare. Senti, dove dico? Allora, eccoci qui, abbiamo la responsabile dell'Istituto Comprensivo Statale di Coringa, nonché socia della FIDAPA. E quindi in questa doppia veste è stato organizzato anche questo corso, diciamo, questo progetto. Un progetto molto interessante che ha visto protagonisti in prima persona i genitori nel guardarsi dentro e vedere, appunto come dice il progetto, genitori non si nasce, si diventa, cioè diventare genitori, come diventare genitori, le problematiche che ci sono. Molto interessante quindi. Sì, sicuramente con l'esigenza del progetto nasce da una riflessione molto importante, proprio come sia difficile oggi, come sia diventato difficile educare. Ecco. Educare, ecco, fino a qualche tempo fa, fino ai tempi nostri, possiamo dire, era molto più semplice perché era un processo naturale, no? Una trasmissione proprio spontanea di tradizioni, di modi di pensare, di modi di essere, proprio perché si operava all'interno comunque di un universo di valori condiviso. Ora che tutto questo è venuto a mancare, che c'è questa frammentazione, questo senso di confusione, notiamo veramente un certo disorientamento, tant'è che quando parliamo di educazione ne parliamo in termini problematici. Sfide educative, emergenze educative, sono questi i termini che oggi si sentono. E quindi in un contesto in cui la scuola, la famiglia, che sono veramente gli enti preposti più di altri all'educazione, sono entrati un po' in crisi, no? In questo sistema, è chiaro che c'è questa difficoltà che si nota non solo nella scuola ma soprattutto all'interno delle famiglie. E quindi si avverte questa esigenza da parte dei genitori di essere anche aiutati in questo percorso. E la scuola, ecco, ha letto questo bisogno che c'è nelle famiglie perché emerge in maniera più o meno esplicita, ecco, questa necessità. E allora, ecco, abbiamo pensato di organizzare questo corso, come dire, una prima esperienza, un esperimento che abbiamo fatto con questo gruppo di genitori che si è dimostrato veramente entusiasta, devo dire, e quindi abbiamo fatto questo percorso, dicevo, proprio di educazione alla genitorialità, che in effetti consiste, appunto, come dicevi tu, nell'aiutare i genitori a guardarsi dentro, no? A capire meglio se stessi e a essere anche critici e a osservare se stessi anche nei comportamenti con i figli all'interno della famiglia. Quindi hanno veramente lavorato in maniera intensa, ecco, in questo periodo e devo dire con grande entusiasmo, e parleremo poi più tardi dei risultati che sono stati raggiunti. Ovviamente, ecco, abbiamo fatto questa attività in sinergia con la FIDAPA, con l'associazione FIDAPA, cogliendo anche un'opportunità straordinaria, nel senso che la presidente della nostra associazione, l'attuale presidente, è la dottoressa Gimigliano, che è psicologa, quindi ha messo, diciamo, a disposizione questa sua professionalità e quindi, ecco, abbiamo realizzato questo corso. E anche qui, ecco, la scuola, che si relaziona col territorio, come tu ormai ben sai, ama lavorare con tutte le associazioni quando avanti si portano dei progetti che hanno degli obiettivi comuni e condivisi, e quindi con la FIDAPA è successo anche in altre occasioni, ma questa penso che sia veramente speciale, appunto perché si rivolge ai genitori, insomma, ecco, senza pretese di aver come dire, ho operato chissà quali grandi trasformazioni, è una goccia, però, ecco, io sono rimasta abbastanza soddisfatta dalla reazione positiva dei genitori, questo è già un grosso risultato.
Sì, io ho un'ultima domanda, appunto, questa reazione positiva, come diceva la dottoressa Maiello, c'è stata anche una risposta fattiva da parte dei genitori che hanno partecipato con molto interesse e hanno anche si sono riproposti per l'anno prossimo, mi pare. Quindi è una cosa molto molto bella. Perché all'inizio penso che la cosa magari non è stata, come dire, all'inizio non si è capito bene cosa si voleva fare, c'era un pochino così di diffidenza. E devo dire una cosa, noi abbiamo proposto ai genitori di Coringa e di Econia, ovviamente è un gruppo ristretto, perché per fare questo tipo di lavoro non si può lavorare veramente in tantissimi, e devo dire che ecco, Econia ha risposto in maniera sono più presenti i genitori di Econia rispetto a quelli di Coringa. Dico probabilmente perché non so se è veicolato bene il messaggio di quello che si voleva fare, o forse perché c'è ancora un timore, no? Una difficoltà magari a mettersi in discussione, perché in effetti questo vuol dire mettersi in discussione. Però ho visto appunto in questi genitori, e loro stessi mi dicevano che ci sono altri che avrebbero voluto partecipare, questa voglia però di, veramente di trovare uno spazio comune per confrontarsi, ecco, confrontarsi su problemi reali e non su pettegolezzi e altre sciocchezze, e quindi andare a fondo delle cose. Questa è una cosa molto bella, speriamo di poterla fare, speriamo che ci siano le condizioni per poter continuare queste esperienze che abbiamo intrapreso quest'anno. Ringraziamo la preside e la socia della FIDAPA di questa intervista e anche di questa bella scenografia che è stata allestita. Sensibilizziamo tanti, quando facciamo una cosa cerchiamo di smuovere un pochino, rendere sensibili tanti, che poi ci aiutano a creare anche queste cose carine. Insomma, abbiamo voluto rendere questo ambiente un pochino più accogliente, familiare, ecco, perché non è un convegno, non è insomma ecco un simposio chissà che, è semplicemente un incontro che vuole essere un momento conclusivo di un percorso, quindi in maniera molto semplice, insomma, ci vogliamo oggi confrontare di nuovo con questi genitori e esporre appunto le esperienze che hanno fatto. Grazie, grazie. Grazie a te, Giuseppe. Allora, eccoci qua con la dottoressa Infantino, presidente del distretto sud-ovest della FIDAPA. La FIDAPA che ha organizzato questo bellissimo evento, un evento particolare, un evento che ha coinvolto la scuola e tanti genitori. Una cosa molto molto interessante, molto bella, innovativa anche per Coringa e credo anche per molte scuole. Genitori, non si nasce, si diventa, quindi scavare all'interno del proprio io per conoscersi. Grazie. Allora, è vero, genitori non si nasce come, ma si diventa. Così come io non condivido la frase di Simone de Beauvoir che donna si nasce e non si diventa. Io dico che donna si nasce e bisogna lottare per restare donne. Perché la FIDAPA ha fatto questo progetto? La FIDAPA ha uno scopo preciso, quello di aiutare le donne a inserirsi nella vita socio-economica, politica del paese. È un progetto ambizioso, ma è il nostro scopo statutario. Ma per raggiungere questo scopo occorre tanto lavoro, ma non solo, occorre crescere culturalmente. E qui ci colleghiamo al progetto fatto con le scuole e coi genitori. E attraverso la sensibilizzazione continua che dobbiamo fare, perché solo così possiamo evidenziare tutta la problematica che interessa noi donne. Noi donne che non è solo la problematica della violenza sulle donne, oggi tanto di moda, ma quanto la partecipazione attiva, concreta, delle donne nel governo del paese. E non è solo politica, ma far parte anche della vita economica del paese, perché in un momento di grossa crisi si scommette su noi donne e siamo noi che forse in questo momento dovremmo prendere il timone di questa barca che sta vacillando. E ha pienamente ragione, anche perché la FIDAPA
pur essendo un'associazione esclusivamente femminile, però è calata pienamente nella società. È inutile dire senza le donne, l'altra metà del cielo sono le donne, quindi. Ma nello specifico questo convegno si cala proprio nelle problematiche del territorio, nelle problematiche correnti, nelle problematiche che investono le famiglie e soprattutto l'educazione appunto dei figli. Si parlava prima con la preside, si parla sempre di emergenza educativa, emergenza. Quindi mi pare un progetto questo che è stato fatto molto, molto interessante, molto bello, appunto che si cala nelle nostre realtà. Allora, la nostra società deve crescere e per crescere dobbiamo lavorare tutte, ognuno da angolazioni diverse, ma ripeto, possiamo crescere solo se cresciamo culturalmente. E allora è sui giovani che bisogna puntare, su questa nuova generazione che deve cambiare modo di vedere la vita, modo di concepirla, modo di essere. Fin quando noi non riusciamo a incidere su questo, la nostra società non può crescere. Qual è il valore della FIDAP a mio parere e qual è uno dei mezzi che deve attuare la FIDAP e incidere nel tessuto sociale dove le sezioni FIDAP sono. Se non si fa questo, si resta isolati, allora non vale la pena lavorare perché tra noi scambiamo le vedute, le opinioni, facciamo i dibattiti. Se noi non riusciamo a incidere, ripeto, nel tessuto sociale, il nostro scopo è vanificato. Ringraziamo la dottoressa Infantino di questa intervista, la ringraziamo come donna e come presidente del distretto sud-ovest di Lamezia. Io ringrazio voi per questa opportunità che è data alla FIDAP di farsi conoscere anche su questo territorio. Questo incontro che si è tenuto nei mesi passati, un saluto affettuoso alle pilotine e ovviamente in particolare mi piace salutare la pasta presidente della sezione di Vibbo, Sandra Genco, e questa sera siamo particolarmente orgogliosi di avere con noi la presidente distrettuale, la dottoressa Angela Infantino, che ringrazio veramente perché si è incuriosita di questa nostra manifestazione e ha voluto essere qui con noi stasera. E allora, perché la FIDAP a scuola? Ecco, la scuola, voi sapete, chi ci conosce sa che ama lavorare sempre in sinergia con tutte le risorse che ci sono nel territorio, con le associazioni, con tutte le associazioni e ovviamente con la FIDAP, a cui io sono particolarmente legata perché sono stata socio fondatrice, nonché prima presidente, ormai da 10 anni fa. E abbiamo portato avanti diverse iniziative con le presidenti che man mano si sono succedute. Quella di stasera è un'attività particolare perché appunto vede coinvolti i genitori. Quindi scuola e FIDAP stasera, ecco, vogliamo far conoscere, ecco, un po' questo percorso che abbiamo voluto fare assieme. Come è nata l'idea, ecco, di portare avanti questo progetto? Ecco, intanto da un'esigenza, non mi dilungo molto perché poi leggeremo un po' più tardi, queste cose le vedremo più tardi, però da un'esigenza che ovviamente si nota adesso nei genitori di essere anche aiutati in questo loro cammino educativo. E la scuola ovviamente è sensibile a queste tematiche e ha pensato appunto di parlarne nell'associazione, anche perché presidente attuale della nostra associazione è la dottoressa Caterina Gimigliano, psicologa, quindi noi abbiamo approfittato, diciamo così, di questa presenza e con lei abbiamo concordato questo percorso e lei gentilmente ha messo a disposizione la sua competenza, la sua professionalità. E devo dire che questi incontri che si sono svolti, questa esperienza che non è stata lunga, ecco, però è stata intensa, ha dato i suoi primi frutti. Questo non vuol dire che pensiamo di aver capovolto completamente il modo di operare e di agire dei genitori, semplicemente
abbiamo installato in loro dei momenti di riflessione e sono stati invitati a riflettere sul loro ruolo genitoriale, hanno avuto dei suggerimenti anche concreti, operativi, concreti sul comportamento da tenere e devo dire, ecco, sono state pochi gli incontri ma molto fruttuose, perché io ho notato proprio, l'entusiasmo dei genitori che hanno partecipato veramente attivamente a questo percorso. E allora stasera ci piaceva fare questo incontro così, ecco, molto familiare, molto tra noi, ecco, proprio perché ci siamo detti, beh, facciamo sapere quello che abbiamo fatto. E più tardi i genitori leggeranno una breve paginetta di diario, che è semplicemente uno spezzone, un frammento del percorso che hanno fatto, e in cui ognuno di loro si metterà a nudo, ecco, nel senso che parlerà della propria esperienza personale. Anche questa è una conquista, la facilità appunto con cui poi alla fine sono arrivate a parlare di cose molto intime e personali con molta serenità. Quindi c'era bisogno, ritengo, di questo confronto, di questi spazi di confronto tra genitori, e ovviamente, ripeto, la guida di una persona competente è strettamente necessaria, perché sennò spesso si può cadere, non dico nel pettegolezzo, però ecco, in una discussione di più basso livello, mentre invece con una guida come quella della dottoressa Gimigliano vedo che il percorso fatto effettivamente è stato significativo, o almeno questo mi hanno detto loro. Io ho assistito qualche lezione, però da quello che mi hanno detto pare che, ecco, sia stato interessante. E io voglio, ecco, prima non mi trattengo molto, voglio ringraziare stasera, oltre a tutti voi ovviamente, per la presenza, la dottoressa Barbara Campisano, perché ha collaborato con noi nella realizzazione del video che vedremo tra poco, i signori Sara Campisano e Pino Michenzi, che ci hanno fornito questa pizza, questi modelli che permettono di rendere l'ambiente più accogliente e familiare. E poi, ecco, le presenze di Maria Gimigliano e Candida Fabio per quanto il studio comprensivo di Filadelfia e il professor Lagala dell'Istituto Omni Comprensivo. E voglio ringraziare infine i collaboratori scolastici, i miei collaboratori che sono sempre splendidi e comunque allora, buonasera a tutti, io mi associo ai saluti del dirigente. E dunque, noi abbiamo fatto un piccolo percorso con i genitori, sono stati 7-8 appuntamenti, ma credetemi, questi genitori sono stati fantastici, perché hanno iniziato a fare un piccolo viaggio nel loro mondo interiore, vero? Non mi aspettavo che potessero veramente arrivare a questi piccoli livelli, perché ci vuole molto più tempo, però loro ce l'hanno fatta. Noi abbiamo scelto come tema, per un po' sintetizzare quelli che sono stati i nostri incontri, nel mio diario una pagina speciale perché l'obiettivo del nostro seminario era quello di lavorare per migliorare la qualità della relazione nel rapporto con i figli, per cui abbiamo pensato a ricordare, fare un viaggio tra i ricordi, un momento del loro vissuto che per qualche modo non ha portato a splendidi risultati, e rivederlo poi dopo aver acquisito quei piccoli strumenti. Quindi adesso noi iniziamo intanto a vedere un piccolo video, perché loro non lo sapevano, perché noi gli abbiamo fatto questa piccola sorpresa, e poi diamo inizio quindi a queste piccole narrazioni.